Esatto. A proposito del verbo agapao, sì. E avevo letto una meditazione che avevo fatto molto bella sul dialogo tra Gesù e Pietro, quando sì. chiedeva... Sì. Distinzione fra agapao e fileo è tremendo. Quel dialogo lì è tragico, capitolo 21 di Giovanni. Pietro, mi ami di un amore femminile che dà tutto senza pretendere niente? Fondamentalmente è questo, eh? Un amore che non ha bisogno del contraccambio. Mi ami di un amore che non ha bisogno del contraccambio. E l'altro gli risponde, fileo sé. Io ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. In italiano, mi ami tu? Sì, signore, tu sai che io ti amo. Finita. È una traduzione del Piffero. Adesso qualcosa è cambiato. Mi ami tu? Sì, sai che ti voglio bene. Ma non dà il senso greco. Gesù glielo chiede per due volte. Agapas me, e per due volte Pietro risponde fileo se. La terza volta Gesù le dice fileis me, e Pietro rimase rattristato. Perché? Se voi leggete tutto il Vangelo vedendo la figura di Pietro, Pietro è un generosissimo, ma è un tamburo. Tanto generoso quanto stupido. Il primo Papa. Lui ha sempre voluto avere il ruolo di protettore di Gesù. Questo è piccolo, non capisce un Kaiser, io bisogna che lo protegga. E non ha mai accettato da Gesù niente. Era sempre lui che dava qualcosa. Ultimamente abbiamo saputo una cosa interessante che non c'è nel Vangelo. È stata trovata la casa di Pietro, a Cafarnao. Lo scavo è stato ampliato. La casa di Pietro era stata identificata perché sopra ci avevano costruito una chiesetta ottagonale e adesso sopra questa, chiamiamolo così, rovina, è stata costruita una bruttissima chiesa in cemento armato e vetro e un'enorme piattaforma da ballo e un anello in cemento e questa immensa lastrona di vetro che fa vedere la chiesa esagonale paleocristiana. Brutta. I francescani, che sanno quello che fanno, hanno ampliato gli scavi e si sono accorti che la casa di Pietro era enorme. E hanno trovato probabilmente la stanza dove Gesù viveva. E questo archeologo, questo frate francescano, presentando i risultati, dice guardate bene questa soglia, perché è quella che Gesù ha calpestato tante volte per andare a dormire, per uscire, per andare a pregare e per misurarsi con la gente. Dice, questa è la stanza, questa è la soglia. Pietro dunque lo ha ospitato. Pietro ha detto, tu non mi devi lavare, perché è un gesto umiliante, non lo devi fare. Wow, un senso protettivo immenso. E Gesù lo segue, dice, o ti lavo o non avrai parte con me. E allora Pietro, sempre il tamburo esagerato, non solo i piedi ma anche la testa, guarda. Facciamo la sintesi. Pietro ha sempre preteso di amare Gesù senza ritorno. Quindi Gesù è anche un po' ironico, lui dice, ma allora dice, tu sei capace di amarmi senza pretendere che io ti ami? E Pietro, con le orecchie basse, dice, io ti amo di un amore che ha la pretesa di essere anche amato. E Gesù insiste, agapas me,
mi ami gratuitamente? E Pietro risponde, ti amo di un amore che ha bisogno del contraccambio. E allora Gesù dice, finalmente hai capito qualcosa. Allora, mi ami di un amore che ha bisogno del contraccambio? E Pietro si è sentito scoperto, poveraccio. E allora resta triste. E Gesù gli dice, bene, seguimi. Questa è la seconda chiamata di Pietro.